Match tra i ragazzi di Yado Denag e le menti ricontorte che è iniziato da pochi minuti. Da segnalare però che Yado Denag stanno giocando questo primo tempo in 5 contro 6. Fase iniziale della partita di Yado Denag, che stanno sicuramente facendo a meno momentaneamente di De Marco, che sta arrivando al campo in ritardo. Occhio al calcio di punizione che va a battere Di Letto. Punizione interessante, nel frattempo riscaldamento per capitano Baratto, detto Borghetti. Ecco che arriva De Marco, quindi dopo una prima fase di gioco si è giocato in meno. C'è calcio di punizione per i ragazzi del lato De Nag, si perde un po' di tempo perché è arrivato De Marco, quindi si ristabilisce questa parità numerica. Occhio alla punizione, buona, interessante. Nani si distende però, e poi Calandrelli, palla che viene gestita dalle menti ricontorte, quest'oggi fortemente rimaneggiate. Di Letto cerca questo colpo dentro, Nani esce e fa sul pallone con calma. Nani si riparte dalla linea difensiva nuova delle menti ricontorte. Tanti, infatti, dicevamo le assenze, mancano a parte il Bomber Ponziglione, da tempo una garanzia ormai per questa squadra. Manca comunque anche il reparto difensivo, Sarubbi, un'assenza molto importante. Adesso vediamo De Marco appena entrato scalciare contro un avversario, ma subisce fallo, quindi calcio di punizione che sembra proprio intenzionato a battere De Marco. Seguiamo questa ultima occasione prima di interrompere il nostro collegamento, poi approfondiremo meglio nel caso ci saranno ripartenze delle menti ricontorte. Calandrelli e Grimaldi in barriera, Nani sistema la palla, la barriera, e Di Letto invece ci prova un interessante tiro a giro che si spegne sul fondo. Vediamo se Nani farà ripartire velocemente le menti ricontorte, preferisce invece giocarla vicino e quindi con calma. Adesso una gittata lunghissima che Baratto riesce in qualche modo ad intercettare, prova comunque le menti ricontorte a salire, spingono, Baratto intercetta il pallone, palla che termina in rimessa laterale, con calma le menti, si butta dentro Calandrelli, viene ignorato, conclusione dalla distanza intercettata sul fondo, interrompiamo il nostro collegamento, 0-0 il parziale. Siamo qui con le menti ricontorte, sembra però quasi una nuova squadra, visto che diciamo Grimaldi e Calandrelli rappresentano il vero team. Migliore in campo De Crescenzo, ci hai sorpreso. Consiglione in panchina a vita. Esatto, questa tua prestazione toglierà il posto al titolare, che ne pensi? Non lo so, mai deciderà la squadra. Solo concorrenza, c'è concorrenza. Di sicuro la mia prestazione è dovuta a loro, che gioco da molto tempo con loro e quindi. Quindi sei trovato bene? È un esordio a te al torneo San Nazaro? Sì, è la prima parte. Come ti sei trovato? Anche ultima, subito, già subito appeso, insomma. Senti, la squadra come l'hai trovata? Anche se un po' rimaneggiata, diciamo. Sì, la squadra avversaria era forte comunque, anche se noi siamo stati superiori. Quindi secondo te si può puntare a qualche titolo per questa sì, squadra? Sicuramente. Possono fare. Un applauso anche a Nani. Va bene, bravo Anus. Grazie ragazzi.